Un nuovo straordinario successo, dove a vincere sono state le qualità e la bellezza di un evento ormai entrato nella storia gitanova e dell'intera Calabria. La 17ª festa nazionale dello Stocco, ieri sera, ha soddisfatto i gusti di oltre 50.000 presenti, con il suo carico di entusiasmo e il suo binomio vincente, fatto di eccellenza enogastronomica e grande musica italiana. La kermesse, organizzata e promossa dalla Proloco di Cittanova con la sponsorizzazione dell'azienda Stocco e Stocco di Francesco D'Agostino e la collaborazione del Comune, ha fatto ancora una volta centro, dimostrando una maturità che la rende sempre più punto di riferimento per l'agenda socioculturale dell'estate calabrese. A coronare la serata sono state poi le note di una delle più influenti artiste musicali del nostro paese. Dopo un'assenza di quasi due decenni, Loredana Bertè è tornata infatti ad esibirsi su un palcoscenico reggino. Il suo spettacolo, Tappa del Tour, Amiche sì, ha ripercorso quattro decenni di storia e di carriera musicale. Un'organizzazione impeccabile, insomma, la Festa Nazionale dello Stocco ha registrato un nuovo successo. Com'è? Stocco? Piatto preferito o no? Piatto preferito, piatto che mi piace molto. Cittanova ha una grande tradizione che Stocco e Stocco, che nella persona di Francesco D'Agostino perpetua. Secondo me è una chiave di lettura di quello che dovrebbe succedere in Calabria, cioè prendere le cose buone che abbiamo e valorizzarle. In questo modo si crea turismo, si crea commercio, si crea circolazione dell'economia, si crea lavoro. Il menù completo non è similare all'anno scorso, però abbiamo cambiato alcuni ingredienti, però il tipo di cucina del stocco alla mugnaia, dello stocco in umido è simile, abbiamo cambiato gli ingredienti, quindi esalta un po', diciamo, un gusto particolare, non diciamo tradizionale, un po' più... da due giorni, tre giorni che siamo ai fornelli a preparare, a organizzare. Quanti pasti attrezzati riuscite a distribuire? Allora, noi abbiamo preparato 8.005 l'anno scorso, quest'anno il signor D'Agostino ci ha fatto aggiungere ancora 900.000. Insomma, è una bella soddisfazione avere un evento così imponente e importante. Vengono da tutte le parti, dalla Val d'Aosta, ho sentito poco fa, addirittura da Salerno, ha sentito l'odore dello stocco. È riuscito a fare un punto vendita anche ad Aosta, mi dicevano. Eh sì, c'è anche un punto vendita ad Aosta e arriva gente da tutta Italia, perché si chiama Festa Nazionale dello Stocco per questo motivo. Insomma, un punto vendita al nord, all'estero, ha già pensato di veicolarlo? Prossimamente sì. Una bellissima, diciamo, sagra con dell'ottimo pesce stocco e soprattutto anche lo spettacolo fra poco con Loredana Bertè, quindi un grazie per il lavoro che hanno fatto, è stato veramente notevole. Senta, un binomio importante, quello che Stocco e la città di Cittanova, insomma collegamento straordinario che al mondo sta riuscendo a penetrarlo in qualche modo. Noi cerchiamo di creare questo binomio, cioè c'è questo binomio accanto a un'altra caratteristica di avere questo paese, di un paese portato alla gentilezza, all'ospitalità, alla cortesia, a un modo garbato di vivere la vita, e questo è anche l'obiettivo di una comunità che ha anche altri bellissimi primati e che intende portarli avanti e difenderli. Cittadova si è sempre distinta perciò, no? Insomma, avete anche strutture importanti. Abbiamo strutture importanti, c'è un lavoro eccezionale sulle attività culturali, quelle sociali, su quelle ambientali. Abbiamo un dato di raccolta differenziata che è del 67% ad aprile, quindi soddisfazione. Stagione teatrale, importante. Due stagioni teatrali durante l'anno, quella classica e quella del teatro popolare. Il nostro inverno è caratterizzato da una quarantina di eventi. Poi c'è l'estate che vede tra le attività principali anche la Festa dello Stocco, che è il punto, diciamo, più importante, con un'organizzazione impeccabile da parte della Proloco, con la collaborazione del Comune e soprattutto con questo grande spettacolo, una grandissima artista che è Loredana Bertè.